di Verona, il professor Pierfrancesco Nocini, che vuole appunto salutare tutti gli studenti, tutti i partecipanti e salutare il ministro per questo ciclo. La parola quindi al magnifico rettore. Buongiorno, grazie signor Ministro di essere venuto qui nel nostro Ateneo. Ovviamente siamo tutti a distanza. Un ringraziamento importante e sincero a Notto che si è impegnato a costruire questo Wake Up Italia. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione. È una cosa che ho approvato molto, mi fa molto piacere e spero che le studentesse e gli studenti partecipino in maniera molto attiva. Mi scuso di non poter partecipare con tutti voi perché oggi, come parlavo prima col ministro, sono giornate il martedì e giovedì molto impegnative perché c'è l'oncologia e io devo assolvere i miei compiti anche istituzionali come medico. Ringrazio il professor Roberto Giacobazzi, direttore del Dipartimento di Informatica, che partecipa al nostro incontro e ritengo proprio che sarà proprio una bellissima giornata molto importante per tutti voi. E penso che possa essere un primo incontro e se il ministro avrà voglia in altri incontri di partecipare, magari in presenza sarà molto piacevole poterlo incontrare perché è veramente un onore poter avere Vittorio Colao qua da noi. E perciò ragazzi e ragazze state attenti e fate tutte le domande per poter raccogliere il più possibile e portare a casa l'esperienza di questa nostra giornata. Io penso, Sergio, che tu possa, con questo curriculum che è enorme del ministro, poter dare qualche punto saliente e poi voi incominciate la vostra giornata. Se farò tempo ritornerò, ma devo un attimo concentrarmi e stare tranquillo sul pezzo che devo fare oggi di lavoro. Io ringrazio anche il ministro perché voi dovete, oltre a tutte le sue attività professionali, lui segue sempre anche situazioni in casa famiglia, sono situazioni importanti, umane, che io condivido tantissimo e mi sono impegnato anch'io nella mia vita come ho imparato molto dagli insegnamenti di mio padre, che si è sempre dedicato alle persone che avevano bisogno, e questo è un'immagine importante nostra dei noi italiani che molti, molti trascurano. Signori, signore, vi auguro a tutti un buon lavoro, un'ottima giornata e grazie della vostra partecipazione, grazie signor Ministro di essere venuto da noi e grazie, Notto, della tua Grazie. organizzazione. Vedrai che il tuo compagno, il professor Giacobazzi, di vicino, è una collega molto, molto attento e avrete modo di fare delle belle discussioni. Grazie a tutti, grazie Ministro, arrivederci, buona giornata. Grazie. Grazie, grazie al rettore, grazie molte e buon lavoro ovviamente nell'interesse di tutti quanti al rettore. Brevemente, perché il curriculum di Vittorio Colao è abbastanza lungo, ci tengo però a dire che non è un politico di professione, è un manager con un'esperienza, direi, ultradecennale, pluridecennale nel settore delle telecomunicazioni. Da ultimo è stato amministratore delegato, come si dice, CEO di Vodafone. Per cui diciamo, i problemi dell'innovazione certamente applicati alle telecomunicazioni erano e sono, credo, anche oggi il suo pane quotidiano. Solo recentemente ha presieduto la commissione, appunto, una commissione speciale di esperti che era stata nominata per fare un piano di ripresa e è stato nominato recentemente ministro dell'innovazione. Ringrazio moltissimo il ministro Colao e cercherò di fare domande, diciamo, brevi e se possibile, appunto, che ci consentano un botta e risposta rapido. La prima cosa che voglio chiedere al ministro è: qual è la proposta
che gli sta più a cuore tra le proposte del governo, cioè quella che vuole realizzare prima e che se non realizza, come si dice, potrebbe fare come alcuni politici, cavarsi le scarpe e picchiarle sul tavolo. Ma innanzitutto buongiorno a tutte le ragazze e tutti i ragazzi, grazie Sergio, grazie Rettore. Mi hai presentato come, scusate, io e Sergio ci diamo del tu perché in realtà ci siamo conosciuti quanti anni fa, Sergio? 30 e passa? 30 e passa? Un paio di mesi fa. Esatto, quando eravamo tutti e due con l'uniforme verde. No, tu mi hai presentato come ministro dell'innovazione. Io devo dire che dei due nomi, che è ministro dell'innovazione e transizione digitale, quello a cui sono più affezionato è il secondo, è la transizione digitale, perché l'innovazione io sono convinto che sì, si può facilitare, ma alla fine sta nella testa dell'innovatore ed è molto difficile andare a così. Farla scaturire se non c'è la scintilla nella testa dell'innovatore, mentre la transizione digitale è un processo che va gestito, è un processo che va facilitato, va anzi molto accompagnato. Tu mi domandi quali sono le proposte che mi stanno più a cuore. Allora, ironicamente le proposte che mi stanno più a cuore sono quelle che non seguo io direttamente, ma sono quelle legate alle competenze e agli studi, cioè tutto quello che è la filiera della preparazione che è sotto il ministro Messa, soprattutto un po' sotto Bianchi, ma sotto Messa, mi sta molto a cuore, cioè tutto quello che è potenziamento del digitale nelle scuole, gli istituti tecnici, lo STEM nelle università, la ricerca, i PhD. I centri di Innovation Hub, cioè tutto quello che è la filiera delle competenze, perché penso che quello sia quello che nel lungo termine è più importante. Quindi, primo messaggio per le ragazze e i ragazzi collegati: la cosa più importante nella vita è continuare ad alimentare il proprio patrimonio di competenze, in particolare per quanto mi riguarda, quelle tecniche, quelle tecnologiche, quelle digitali, perché saranno quelle che tireranno un pochino tutta la vita dei ragazzi che sono attaccati qua. Poi se mi domandi di quelle che seguo io personalmente, di nuovo forse il più entusiasmante è l'area della digitalizzazione della sanità, ma sarà anche quello che ci metterà più tempo, forse quello che è più vicino a quello che faccio io è la connettività e lo sviluppo della banda larga, che forse ci metterà meno tempo, perché è relativamente più ovvio quello che c'è da fare. Però devo dire, se dovessi dire le competenze, la scienza e la tecnologia nello sviluppo delle persone della prossima generazione, non a caso questo si chiama Next Gen EU, è forse la cosa più importante. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Proprio sulla questione specifica della formazione dei giovani, quindi di tutto il percorso scolare, quello che emerge è che l'Italia ha un ritardo enorme, soprattutto su quelli che sono i cosiddetti skill che riguardano la programmazione. Nonostante noi formiamo dal 1969, col primo corso di laurea in informatica in Italia, a Pisa, laureati in informatica, abbiamo un ritardo strutturale enorme su quello che riguarda la produzione del software. Allora, secondo lei, e all'interno del processo di innovazione, come colloca progetti o idee per far sì che si riempia questo gap? Perché oggi sappiamo che un oggetto come un telefono è fatto in Cina, ma il software è fatto in California. Quindi il valore dell'oggetto è sempre più nella componente software, piuttosto che nell'oggetto hardware in sé. Ci sono delle indicazioni su questo? Dunque, questa è una discussione quasi intellettuale. Io penso che sicuramente tutti i curricula scolastici, ma penso dai 5 anni, onestamente, dovrebbero includere delle componenti, ovviamente a livelli diversi, no? Delle componenti di familiarizzazione, quantomeno, se non proprio studio, familiarizzazione col mondo del software e di familiarizzazione col mondo della programmazione in senso ampio, non necessariamente nel senso stretto di coding, perché poi coding a sua volta può essere nobile o non nobile.
Sergio non ha, quando mi ha presentato, non ha detto che per i quasi 3 anni in cui, diciamo, da quando ho lasciato Vodafone a quando ho iniziato a fare il ministro, ho fatto un'altra cosa, che era lavorare con una società che si chiama General Atlantic, che è una società che investe in situazioni di crescita, cioè growth capital. E questo per i ragazzi è importante, perché io devo dire, lì ho avuto a che fare con imprenditori, ma per imprenditori dovete pensare dai 28 ai 50 anni, ma la maggioranza più verso i 30 che non verso i 50, che avevano fondato società che facevano di tutto. Allora, non ne ho trovato uno che non fosse profondissimo nel capire la componente digitale, e anche se magari poi facevano moda o vestiti o che ne so io, un altro che affittava cottage, no? una specie di Uber dei cottage, un altro che faceva matchmaking online, un altro che faceva, tutti quelli con cui ho lavorato, c'era anche quello che faceva il low code. Allora, chiaramente quello del low code era super tecnico, perché il low code è una architettura di software, ma anche quelli che non facevano diciamo la parte hard del software, però erano molto molto profondi nel capire le implicazioni. E penso che anche questo vale sia che si voglia fare l'imprenditore, sia che i ragazzi vogliono fare manager o altre cose, bisogna avere una grande comprensione. Stiamo cercando di metterne di più nei curriculum scolastici, ma non è solo quello, poi c'è anche l'extracurricolare, c'è il fuori scuola, c'è l'innovazione. Bisogna semplificare come si fa a fare innovazione, permettere a 3 dei ragazzi che sono qua nella call oggi di andare a provare qualcosa, ma non si può fare se non c'è una forte conoscenza di base, o quantomeno è più difficile farlo. Ministro, volevo chiederle intanto così, giusto per dare un dato, che cifra lei ha a disposizione quest'anno per le sue diciamo iniziative, per le iniziative non solo quelle che lei controlla direttamente, ma anche quelle nelle quali è coinvolto, e poi quali sono le iniziative strutturali di medio-lungo periodo alle quali insomma il governo e lei in particolare tenete di più? No, allora io non posso parlare per il governo, perché poi ognuno tiene in particolare alle proprie, no, di cose. Allora, il PNR sono 240 miliardi contando anche il fondo complementare, o 209 contando solo il Next Gen EU, di cui 49 sono digitali, e di cui che quindi, diciamo, in qualche misura fanno parte del coordinamento digitale che dobbiamo assicurare, e di cui 15 circa gestisco io direttamente. Questi sono i 3 numeri. Sai, dire che cosa teniamo di più, ognuno di noi tiene di più, ovviamente, che intanto che succedano le cose che dobbiamo fare, quindi io sono a pancia bassa su tutto quello che è servizi digitali della pubblica amministrazione, connettività, fascicolo elettronico, cloud, eccetera, quindi quelle sono le cose che tengono occupato nel quotidiano. Poi però in generale tutti teniamo molto al fatto che il piano parta, perché ricordatevi, ci sono delle milestone che se non riusciamo a rispettare ci fanno perdere l'accesso ai fondi. Quindi è molto importante che l'interezza del suo piano funzioni, anche perché porterà comunque, ricordiamoci che questo è debito, non è che sono soldi regalati, quindi porterà poi, deve portare a un incremento della crescita in Italia per poter poi ripagare il debito. Quindi non c'è una singola cosa. Sicuramente la transizione ecologica, la transizione ambientale è un obiettivo, diciamo, meta, perché insomma i ragazzi fra 30 anni, cioè, questo pianeta lo vogliono trovare migliore di come rischia di essere se non facciamo niente. Quindi quello è il cuore, ma quello è quasi sopravvivenza, sto leggendo il libro di Bill Gates. Cioè, leggi alcune cose, ti gratti la testa e dici come abbiamo fatto ad arrivare qua senza accorgercene, ecco. Quindi quello è forse il cuore, forse. L'altro è ovviamente l'equità sociale, perché di nuovo siamo un paese di grandissime disparità, nord, sud, uomini, donne, eccetera, che nel lungo termine
non sono accettabili, nel breve termine sono insopportabili e quindi dobbiamo lavorare. Ma direi equità sociale e ambiente, transizione ambientale. Poi digitale è una cosa che serve a uno scopo, ma le altre due sono un po' di superiore livello, secondo me. Io volevo tornare sulla rete, quindi su un tema che credo che per lei sia anche riconducibile a gran parte della sua carriera e del suo curriculum. Come si intende sviluppare la rete digitale, quindi la digitalizzazione del paese, visto che ci sono tante tecnologie differenti, ci sono tante modalità di accedere via cavo, via fibra, via etere e altre tecnologie, e soprattutto come verrà affrontato il problema della gestione dei dati? Nel senso che cyber security chiaramente è diventata un'emergenza oramai planetaria. La proprietà del dato è valore e la gestione del dato è valore. Questo ovviamente transita su una rete e uno sviluppo della rete deve considerare anche queste tematiche. Come si mette il governo da questo punto di vista? Ma francamente li vedo un po' come tre temi sì collegati ma abbastanza separati. Allora, sviluppo della rete è abbastanza, come dicevo, è forse la cosa più semplice da fare. Abbiamo bisogno di fibra, perché la fibra sta lì per 30 anni o 40 anni ed è quella che ha capacità sostanzialmente infinita, dobbiamo svilupparla dove ha senso svilupparla, abbiamo bisogno di 5G dappertutto, 5G ha il vantaggio che permette di fare il computing all'edge, cioè sul limite, vicino a dove sono le cose, quindi poi permetterà di fare tutte le applicazioni real time, le macchine, la logistica industriale, la pianificazione, eccetera. Quindi 5G e fibra sono un po' i due cardini, no? Dello sviluppo futuro. Io spero, penso che fra 5 anni possiamo avere, francamente in Europa sono abbastanza convinto, avremo tra le migliori reti, se lavoriamo bene, tra tutti i paesi europei. Dopodiché le modalità d'accesso, sarà fixed wireless, sarà fibra, sarà 5G, io penso che alla fine è l'applicazione che conta. Una volta che uno ha banda larga, se deve fare una videoconferenza come questa, io sono sicuro che alcune delle persone collegate saranno collegate con mobile, altre con fisso, ma in fondo non importa molto, no? L'importante è che ci vediamo e ci parliamo. Quindi dobbiamo essere pervasivi con qualunque tecnologia sia la migliore per la specifica location dove i cittadini saranno. Il discorso del cyber, un discorso della cyber security, è molto importante. Avete visto che abbiamo fatto partire la nuova agenzia per la cyber security che in Italia mancava, erano anni che io ne parlavo, sono molto contento che il prefetto Gabrielli l'abbia fatta partire e cosa devo dirvi, è un po' una delle, purtroppo sarà una delle professioni del futuro, perché ovviamente più noi softwareizziamo tutto, dalle serrature alle macchine, i nostri accessi bancari a le prestazioni delle macchine, diciamo in fabbrica o nei laboratori, più il rischio diventa grande. Quindi la professione della cyber security, sia diciamo nel privato che nel pubblico, diventerà una professione molto importante. Tra l'altro, devo dire, è una delle cose che, se fossi un ragazzo oggi, considererei di più, perché è interessantissima, si può vedere appunto dal lato pubblico, dal lato privato, dal lato tecnico, dal lato umano, dal lato giuridico. Quindi è sicuramente tutto il tema della cyber security è molto importante, ci siamo mossi anche su quello. La terza domanda, il valore del dato, è quella, se vuole, più complicata. Qui io penso che non possiamo che essere europei su questo. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito a dire la sovranità italiana. La verità è che i dati servono a far funzionare le applicazioni, sono necessari per gli algoritmi. Tutti questi che parlano di innovazione, intelligenza artificiale, eccetera, ovviamente non funziona niente se non c'è un accesso a un dato, a una base dati larga e molto accurata. E quindi io mi rifaccio qua ai tre framework europei che in questo momento l'Unione sta sviluppando, la Commissione sta sviluppando, che sono il Digital Market Act, Digital Services Act e Data Governance Act, che saranno le tre grandi leggi che regoleranno da una parte l'utilizzo del dato, dall'altra parte le responsabilità della piattaforma che questi dati fa girare, e in terza battuta l'abuso o il possibile abuso di posizioni dominanti e evitare che si creino.
Anche questa è un'area che per chi è collegato oggi, per i ragazzi che sono collegati oggi, se vi interessa è meravigliosa, perché c'è il lato tecnico, c'è il lato giuridico, c'è il lato economico, c'è il lato geopolitico, se volete, anche delle cose. E io penso che noi come governo siamo assolutamente europeisti in questo e ci rifaremo e saremo anzi contributori nel percorso che porterà questi tre atti a diventare l'impalcatura per i prossimi 15 anni, 10 o 15 anni. Quindi tre temi diversi, uno molto locale, molto fare, il secondo la professione del futuro, ma bisogna cominciare a dotarsene oggi di queste skill, di queste competenze, ci sono tanti master adesso anche in cyber security, e il terzo è chiaramente un framework europeo. Ministro, ecco, non era per sminuirla, ma noi economisti siamo particolarmente legati al tema dell'innovazione e pensiamo che appunto l'innovazione contenga anche la transizione digitale e non viceversa. Per questo, diciamo, mi ero permesso di sintetizzare le sue funzioni in quel senso. E tornando al tema quindi dell'innovazione, che ahimè ci è molto caro, ci sono, come lei ha ricordato, diversi campi in cui l'innovazione ha modo di esercitarsi. Io vorrei solo citargliene due, perché appunto su questo ci teniamo ad avere il suo parere, la sua visione, cioè l'innovazione in campo politico. Abbiamo bisogno di innovare i processi, le istituzioni della politica, e ovviamente noi capiamo che il suo è un governo, per così dire, se non altro di larghe maggioranze, e quindi però il problema persiste. E per quanto riguarda i giovani, probabilmente dovremmo forse farci qualche domanda e uscire da una visione, a mio modo di vedere, di alcuni altri, abbastanza antiquata, per cui i giovani devono tornare al centro della possibilità di cambiare il mondo e non possono essere solo considerati degli scolaretti ai quali dire che strada devono fare, ma devono essere messi in condizione di poter incidere e costruire con le proprie mani il futuro. Cosa ne pensa? Allora, io ovviamente non mi occupo di innovazione politica, quindi non esprimo e non penso sull'innovazione politica, perché è un tema completamente diverso da quello del mio portafoglio. Sul secondo tema invece dei giovani e dell'innovazione, io vorrei condividere alcune riflessioni. Allora, innanzitutto, tra le varie ragioni per cui ho accettato di fare questa cosa oggi, c'è sicuramente il fatto che ci conoscevamo, sicuramente il fatto che Verona è una città che mi piace, a cui sono attaccato e a cui voglio bene, ma soprattutto il titolo Wake Up Italia. Allora, più che Wake Up Italia, io direi Wake Up Giovani. Io penso che sia assolutamente vero quello che lei dice, o che quello che tu dici, che dobbiamo rimettere al centro i giovani. Questa è, insomma, la società, la piramide demografica italiana, sappiamo che non è favorevole ai giovani. Dobbiamo dare loro le condizioni di tornare al centro, ma i giovani devono anche mettersi nelle condizioni loro di essere al centro. E qui la mia riflessione, il mio invito, chiaramente noi siamo baby boomers, no? siamo la generazione degli anni 60, quindi quelli che erano tanti, eravamo tanti, cioè avevamo la forza di essere in tanti, no? Però, ed è quindi un nostro dovere mettere quelli che arrivano dopo di noi nelle stesse condizioni in cui siamo stati noi. Che cosa posso raccomandare ai giovani? Allora, uno, come ho già detto, studiare, cioè non c'è niente che dia opportunità a un giovane come aprire la bocca davanti a uno che magari, o una che ha magari 30 anni di più, e dire qualche cosa di veramente innovativo, di veramente state of the art, di veramente sorprendente. Io qui al Ministero abbiamo preso un sacco di ragazzi giovani, devo dire, ogni tanto dicono delle cose, io rimango a bocca aperta e dice: hai capito, bravo, c'ha ragione, no? E quel punto è il momento in cui nasce questa solidarietà intergenerazionale, per cui, quindi, prima cosa, avere tanto contenuto. Secondo, buttarsi un po'. Ecco, quello che io raccomando sempre, che è un po' il concetto di wake up, forse più che wake up, lean in, si direbbe in inglese,
spingersi avanti, buttarsi, avere un po' più di coraggio nel provare. Allora l'Italia, l'innovazione in Italia non è il forte perché non sperimentiamo tanto, siamo un paese molto conservatore dal punto di vista giuridico, dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle istituzioni. Bisogna avere un po' il coraggio ogni tanto di spingere ai limiti. Noi come Ministero, vi racconto una cosa, abbiamo un interessante strumento che si chiamano sandboxes, che sono è uno strumento che permette di sperimentare al di fuori delle regole. Ecco, non è che siamo sommersi di richieste, francamente, anzi, ce ne arrivano pochissime. Perché? Perché non si sa che esiste questa cosa, perché non ci sono innovazioni o perché non si osa, non lo so, però io dico sempre ai giovani e alle giovani, osate di più, sperimentate di più, innovate di più, tentate. E terza cosa, questa è una cosa tipica, diciamo più tipica della cultura italiana, di essere molto flessibili nel cambiare percorsi. Io credo che i percorsi di vita che avranno i giovani di oggi saranno meno strutturati e meno facilmente gestibili rispetto a quello che sono stati i nostri. Vedetelo come una ricchezza, non come una fonte di insicurezza o di incertezza. È bello sapere che avrete possibilità di provare tante cose e magari qualcuna andrà bene, qualcuna no, ma ce n'è sempre un'altra dopo. Allora, tutte queste tre cose noi, la nostra generazione, le deve facilitare, ovviamente, lo studio, la sperimentazione e il cambiamento di traiettoria. Ma alla fine starà su quelli che sono adesso giovani, no? Prendere in mano queste cose. Io penso che questo piano PNRR è una grande opportunità di far girare l'Italia in quella direzione, di cominciare a essere un'Italia più sperimentativa, più aperta ai giovani, più innovativa, però alla fine le iniziative devono essere fatte dai giovani, devono essere prese in mano da loro. Io ho una domanda che riguarda forse qualcosa che va un po' oltre la transizione digitale intesa come cercare di recuperare anche forse un terreno che negli anni abbiamo perduto, che è quello dell'innovazione. E in particolare mi riferisco all'ambito, al connubio medicina digitale, biotecnologie digitale. Cioè io personalmente ho trovato affascinante il fatto che la dose di vaccino a mRNA che mi sono iniettato erano 4 kilobyte di informazione programmata sostanzialmente. Si va verso tecnologie di diagnostica molto sofisticata attraverso intelligenza artificiale. Su questo ci sono delle proiezioni, dei progetti specifici nell'ambito vostro, del governo? Allora, ci sono delle proposte in questa direzione. Io sono d'accordo con lei che l'applicazione, l'incrocio del triangolo medicina, digitale e bioscienze è probabilmente uno dei più affascinanti. Io non ne capisco tantissimo, ma mi rendo conto che è probabilmente una delle cose che farà progredire di più nei prossimi anni anche diciamo le prospettive di vita di tante persone. Nella sfortuna della pandemia abbiamo visto la differenza che ha fatto. Ci sono iniziative, ci sono soldi per centri di ricerca, ci sono soldi per dottorati, ci sono sicuramente ci saranno diciamo iniziative coordinate. La cosa importante è di nuovo una certa flessibilità, e qua guardo voi come accademici anche, una certa flessibilità nel mettere assieme discipline che nella tradizionale visione non lo sono. E qua vi posso dire, per esempio, io sono stato, forse sono, non so se sono decaduto o no, advisor di un corso congiunto di medicina e computer science. Non è stato facilissimo fare digerire diciamo il nuovo modello e come rendere possibile queste cose all'interno di un framework che invece è fatto perché medicina sia una cosa e ingegneria sia un'altra. Quindi dovrete voi accademici e dovremo noi politici, anche se io non sono un politico, dovremo essere molto più flessibili nel definire come queste cose vanno assieme. L'altro aspetto è tutto il tema del trattamento dei dati. Qui è un tema delicato perché, come dicevo prima, soprattutto in questo campo, ma in generale in tutti i campi, nulla succede se non si ha una grande disponibilità di dati opportunamente trattati, opportunamente pseudonimizzati, anonimizzati, quello che deve essere, ma deve essere possibile accedere a queste. Qui ci sono dimensioni personali,
quindi la solita discussione se il dato è mio perché dovrei darlo alla comunità, e poi discussioni più generali di sistemi e di regole che permettano di far avanzare la scienza. E qui io sento spesso che i ricercatori hanno delle difficoltà, perché non è facilissimo fare queste nuove cose con dei framework giuridici che sono riferiti a dei mondi molto diversi. E quindi su entrambi i fronti dovremo sicuramente imparare e adattare i quadri giuridici alle possibilità che la scienza avrà. Ministro, volevo chiederle, il Veneto in generale, questa zona d'Italia, è fortemente legato da un punto di vista economico all'importanza e alla rilevanza delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese hanno un problema storico non solo di crescita, ma di innovazione, e l'innovazione è uno dei fattori fondamentali della crescita. Ecco, secondo lei è possibile sviluppare, diciamo, delle attività, delle strutture, dei processi che aiutino questo settore così importante dell'imprenditoria italiana, importantissimo per i nostri territori, e quindi che migliorino le prospettive occupazionali dei giovani, non solo da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto da un punto di vista qualitativo? Beh, allora, è possibile, ma deve essere fatto da tutti e due i lati. Allora, quello che come governo abbiamo fatto, e come altri governi hanno fatto, è stato ovviamente di mettere una serie di incentivi all'investimento tecnologico, all'investimento in persone, alla formazione, al retraining, eccetera. E alla fine sono incentivi fiscali, ovviamente, no? Quindi far costare meno l'ammodernamento delle competenze e degli asset. E questo come governo si fa? Ci sono sicuramente sistemi territoriali che creano reti, che aiutano nella condivisione di processi, di asset e di tematiche specifiche dei settori, e anche questo in Italia c'è e devo dire c'è sempre stato. Credo che l'altra cosa che ci vuole, qui è molto culturale, le piccole e medie imprese devono assumere più laureati, cioè qui è la cosa assumere e forse anche pagarli un po' meglio. La cosa che io dico, e lo dico senza polemica, però insomma la differenza che si vede rispetto ad altri paesi è che c'è una maggiore propensione delle piccole e delle medie, già sono meglio, ma soprattutto delle piccole imprese, c'è una maggiore propensione all'estero a assumere laureati con competenze diciamo più specifiche, e come dicevo prima, alla fine insomma le idee non è che le portano quelle di 60 anni, le portano quelle di 27, 28, 29 che hanno studiato l'altro ieri e che sono pronti a sperimentare, appunto. Parlavo recentemente con un piccolo imprenditore, il quale dice sì, ma poi il laureato mi va via, dice se è bravo poi mi va via, e uno dice devi essere tu però che decidi se ti sta dando più valore di quello che lo paghi, vuol dire che sta cominciando e devi avere il coraggio di farlo seguire, farlo crescere, fargli fare un percorso. Poi non sono tutte così, io trovo che le medie, per esempio le medie, anche le medio piccole, ma le medie sono molto meglio in questo senso, però ecco, le piccole devono avere un po' più di attenzione alle risorse umane, un po' più formazione, un po' più anche voglia di assumere e accettare che ogni tanto poi dovrai qualcuno andrà via, perché insomma questa è la vita. Credo che sia una combinazione di entrambe le cose: incentivi dalla parte nostra, reti territoriali che aiutano, ma anche un po' più di voglia di fare spazio a giovani. Ministro, vorrei una chiosa sulla pubblica amministrazione e la transizione digitale nella pubblica amministrazione. Allo stato attuale si ha la percezione che vivere in una frammentazione di sistemi informativi mal collegati, poco integrati, dove le informazioni magari della vaccinazione che ho fatto in Emilia-Romagna non sono presenti nel fascicolo del Veneto, ma se parlo più in generale anche la possibilità di poter accedere a vari servizi sull'intera PA, quindi l'intera pubblica amministrazione. Che progetti ci sono in questo ambito?
Beh, questo è un po' il cuore di quello che dei 6,7 o 4,7, a seconda di come si guarda, miliardi che dovremo spendere in quell'area. L'Italia è nata come è nata, è chiaro che se un paese nascesse oggi di colpo, lei sa meglio di me, Giacovazzi, che ovviamente la disegnerebbe diversamente dal punto di vista dei sistemi, però voglio dire, è una discussione inutile, tanto non siamo nati oggi per fortuna per altri punti di vista, e quindi è così. Allora il nostro lavoro sarà quello di cercare di rendere il tutto interoperabile, il tutto il più semplicemente connesso, senza ovviamente andare a buttare all'aria quello che c'è e che funziona. Non è impossibile, abbiamo sostanzialmente tre cardini per far funzionare questa cosa. Il primo ovviamente è l'identità digitale, quindi permettere a tutti l'identità e il domicilio digitale, permettere a tutti di essere univocamente identificati. Questo già funziona, già si può fare, come sapete, non è così seamless come uno vorrebbe, e quindi bisogna assolutamente renderlo operativo. Noi abbiamo un obiettivo di 48-49 milioni di italiani in 5 anni, in maniera tale che la maggioranza della popolazione possa essere digitalmente identificata e attiva. Il secondo è creare l'interoperabilità, e per creare l'interoperabilità vuol dire sostanzialmente avere una piattaforma centrale che mandi interrogazioni a tutti i vari database, per cui, come mi è stato detto ieri in una conversazione che facevo con un altro professore, non ci sia più bisogno neanche di richiedere il certificato, che sia digitale o no, se io la patente ce l'ho e il sistema lo sa, interroga un database, torna indietro e dice: Vittorio Colao può guidare, può pescare, può andare a caccia, può fare quello che vuole. E questo non è di nuovo tecnicamente abbastanza facile fare questa piattaforma, che per gli addetti ai lavori si chiamerà PDND, ma ovviamente quello che è molto più difficile è poi dopo fare che tutti si colleghino e creino queste interrogazioni. Di nuovo, abbiamo dei soldi, abbiamo un team che lo deve fare. La terza cosa è che poi le amministrazioni, tutte, quelle centrali e quelle locali, abilitino i servizi digitalmente ai cittadini. Qua di nuovo non siamo messi così male come si pensa, ci sono zone dove vivete voi molto virtuose, che hanno una grande capacità di fare queste cose, ci sono altre zone che ce l'hanno meno. Stiamo guardando appunto il fascicolo sanitario di cui parlava lei, insomma ci sono alcune regioni che alimentano 400 documenti per 1000 abitanti al mese e alcune regioni che ne alimentano 2 per 1000 abitanti al mese. Ovviamente, cioè, lì non è più tanto un problema di grandi architetture, ma proprio di alimentare i sistemi, di far sì che si digitalizzi, per cui non solo il suo certificato vaccinale sia digitalmente nativo, ma poi sia alimentato e sia fatto vedere, esposto dove deve essere esposto. Sono tutte cose che, come lei sa, tecnicamente non sono tanto difficili, è che siamo frammentati e quindi dovremo farle succedere in qualche modo progressivo, tenendo conto appunto che qualcuno corre su una Ferrari e qualcuno invece corre su una bicicletta, e neanche ben oliata. Ecco, questa è un po' la situazione. Ministro, io torno alle questioni che insomma ci sono care, e volevo questa suo parere su questa questione, cioè non solo il mercato, ma in generale la vita in Italia ha bisogno di più concorrenza, più competizione e maggiore meritocrazia, dove appunto i due concetti sono abbastanza, certamente omogenei, ma direi anche simili. Ecco, come si fa a cercare di introdurre dosi di più concorrenza, dosi di maggiore meritocrazia, ovviamente meritocrazia seria, che significa che chi fa bene viene premiato e chi fa male viene punito, sia nel mercato che nella vita, perché ne abbiamo bisogno, e credo che siamo prossimi a un punto di rottura, per cui se non riusciamo a valorizzare meglio le risorse che abbiamo sulla base di criteri generali di valorizzazione delle risorse, anche l'innovazione e lo sviluppo resteranno una fantasia. Allora, questo è un tema super
super importante e anche molto delicato, no? Innanzitutto una correzione lessicale. A me non piace la parola meritocrazia, mi piace la parola merito, punto e basta. Che meritocrazia indica un po' un sistema di, non so come dire, di prevalenza. Merito è un valore invece, è una cosa un po' più alta. Poi uno può decidere che il merito lo usa in un modo o in un altro. Sicuramente ne abbiamo bisogno di più, sicuramente ci saranno, vabbè, come governo faremo un'azione in questa direzione in uno dei prossimi decreti. Credo che ci sia però un tema un po' culturale qua, no? In Italia quando si parla di meritocrazia tipicamente si vedono reazioni negative e forse è la parola meritocrazia che le genera. Io insomma, se fossi uno dei ragazzi in questa chiamata, vorrei che il merito fosse un valore che contraddistingua i prossimi 30 anni, anche perché è abbastanza facile che il merito stia più sui giovani, che sono più freschi di competenze, più pieni di energia, più innovatori, che non sui meno giovani. E credo che quello che manca oggi, al di là di noi possiamo fare norme, correggere storture, mancanza di concorrenza in settori, eccetera, però manca un po' una spinta dal basso, una spinta dai giovani a favore del riconoscimento del merito. E questo io appunto è una cosa che dico ai ragazzi oggi nella chiamata, dovete riappropriarvi del concetto di merito, perché il contrario di merito è la mediocrità, il contrario di merito è la raccomandazione, il contrario di merito è quello che taglia gli angoli o si fa dare le spintarelle per avere un vantaggio. Se non si va per il merito, si va per delle vite molto meno trasparenti e molto di minori opportunità. Siccome, come dicevo all'inizio di questa call, questo è un paese dove ci sono delle diseguaglianze non giuste. Se vogliamo eliminare queste diseguaglianze, se vogliamo riattivare un ascensore sociale vero, se vogliamo dare opportunità agli innovatori, ecco, alla base di questo non ci può che essere il merito. E i migliori beneficiari, i maggiori beneficiari del merito sono i giovani. Quindi noi possiamo, come governi, come istituzioni, riformare i punti in cui vediamo meno concorrenza e meno riconoscimento del merito. Ma occorre anche un po' più di spinta da parte dei giovani a perché il merito venga riconosciuto come un valore importante per disegnare le società del futuro. E questo è un discorso che non so perché in Italia a volte spesso non viene accettato, però quando si parla insomma di doversi scegliere un medico, nessuno mette in dubbio che si cerca il medico bravo. Quando si dice chi deve fare l'allenatore della squadra di pallavolo, nessuno mette in dubbio che si debba avere un'allenatrice o un allenatore bravo. Ecco, dovremmo un po' recuperare il merito come valore. Non la meritocrazia, che è un'altra cosa. Io avrei un'ultima domanda, che un po' tecnica forse, nel senso che rispetto a quello che è il progetto quindi della transizione digitale, mi proietto oltre la transizione, forse in un futuro digitale che però per alcuni paesi sta diventando un presente. Si parla di computazione quantistica, l'Italia ha avuto forse tra i più grandi fisici del XX secolo, abbiamo una buona dotazione scientifica dal punto di vista sia informatico che fisico, eppure sulla computazione quantistica, che per alcuni paesi è considerato un vantaggio strategico per il futuro, non proprio immediato, diciamo, rispetto ai problemi che abbiamo affrontato oggi, ma vicino, diventa fondamentale. Su questo il governo ha un'intenzione specifica di sviluppare questo settore, oppure in qualche modo sarà qualcosa che è talmente complesso che dovremo affrontare a livello europeo? Guarda, non sono un super esperto della materia, però le direi entrambe. Cioè, sicuramente con Bologna, dove peraltro vado a fine mese, con alcuni investimenti anche privati nelle aree del high performance computing, stiamo cominciando a mettere un piedino nell'acqua
e a dire anche l'Italia all'interno di uno scacchiere europeo vuole assolutamente essere parte di queste diciamo di questo settore. Stiamo anche cercando di capire gli ambiti applicativi che ci sono più vicini, perché poi dopodiché uno deve anche trovare qualcosa a cui applicare, su cui sperimentare, e anche lì credo che ci sono già buoni passi in questa direzione. Sicuramente la ministra della ricerca sta lavorando in quella direzione. Se dovessi dirle però, il mio feeling è che mentre sulle quantum technologies, essendo più diciamo di nicchia, sicuramente l'Italia avrà dei ruoli, non so se riusciremo nel quantum computing come tale, come singolo paese, a fare la differenza. Vedo il livello degli investimenti che altri ci stanno mettendo, insomma mi domando se alla fine questa non diventi una cosa in cui dobbiamo contribuire un tassello, ma contribuire un tassello a un puzzle che sarà probabilmente più europeo. Però le confesso che non sono abbastanza dentro le cose per capire se quello di cui stiamo parlando è un investimento assolutamente improponibile a livello di singolo paese o qualcosa che invece si può costruire nel tempo e che ci porta comunque ad avere una buona posizione. Credo che sia ancora non completamente chiaro neanche agli addetti ai lavori, ma è giusto che comunque ci mettiamo il piede nell'acqua. Bene. Ora io credo che le nostre domande potrebbero proseguire, però vorremmo dare spazio alle domande degli studenti, che speriamo siano già scalpitanti ai bordi del campo. Per cui nome e cognome e, mi raccomando, domande veloci. Buongiorno. Prego, prego. Chi è che è intervenuto? Pronto? C'è qualcuno che ha problemi di banda. Mi dia subito il codice postale e andiamo a mettere giù un po' di fibra. Si tolga dal video, no, e faccia quello... solo in audio. No, per quello effettivamente, ecco. Abito in un paesino, quindi servirebbe sicuramente. E volevo chiederle, in merito diciamo allo sviluppo tecnologico e l'innovazione digitale, un possibile limite potrebbe essere le limitate conoscenze del capitale umano? Mi viene in mente sia il corpo imprenditoriale del paese che la pubblica amministrazione, perché spesso quando si ha a che fare magari con servizi pubblici o parlando così con persone nel mondo del lavoro, la tecnologia non viene proprio vista come il futuro? Beh, la risposta è sì, ed è per quello che dicevo che la cosa più importante è l'innalzamento delle competenze, ma anche l'inserimento dei giovani. Alla fine, ne parlavamo proprio l'altro giorno, il lavoro da fare è da una parte fornire la possibilità di appunto accedere a certe competenze online, corsi in presenza, quello che è, ma dall'altro non c'è niente come avere un giovane seduto di fianco a te in ufficio che è brava, ti sa spiegare le cose, ti fa vedere come si fa in fretta, e quindi bisogna agire su entrambi i fronti. Quindi io sono convintissimo che da una parte dobbiamo e faremo e stiamo facendo mettere in campo tutte le iniziative di riformazione e retraining, ma dall'altra, penso alla pubblica amministrazione, è importante inserire tante ragazze e tanti ragazzi che aiutino i più vecchi a diventare un po' più digitali. Non può essere solo formazione, non può essere solo affiancamento, ci vogliono tutti e due. Grazie. Un'altra domanda? C'è una domanda? Allora, finché qualcuno si slega la lingua, vorrei chiedere, purtroppo insomma io ho una certa perplessità sulle possibilità personalmente, quindi conta molto poco, sulle possibilità di cambiamento in Italia, però insisterei sul fatto che l'innovazione è cambiamento,
e il cambiamento è un fenomeno molto più radicale e molto più vasto. E così vorrei, mi capita spesso di ricordare che nel 1962 Bob Dylan scrisse una canzone "I tempi stanno cambiando", "The times they are changing". E in realtà, se qualcuno di noi va a leggere il testo di quella canzone, dal 1962 ad oggi i tempi sono cambiati molto poco. Il ministro ovviamente è fiducioso che le cose cambieranno, non solo che ci sarà innovazione. È una domanda o uno statement? Sì, una domanda. Se lei è fiducioso, ma che ci sarà cambiamento. Mancava il punto di domanda alla fine. Ma io sì, non sono d'accordo con l'affermazione che dal 62 a oggi le cose non sono cambiate. Le cose sono cambiate tantissimo, in alcune parti del mondo in maniera incredibile, in altre parti del mondo un po' meno. Il tema è la velocità del cambiamento, le cose cambiano sempre comunque per definizione. La domanda è: vogliamo farle cambiare di più, vogliamo innovare di più o vogliamo farle cambiare di meno e innovare di meno? Questa è la domanda. E di nuovo ritorno, i ragazzi che sono nella scuola oggi sono contenti tutto sommato della loro vita confortevole, più o meno già definita nei prossimi passi, o hanno voglia di più, virgolette, avventura, sviluppo, opportunità di fare cose, prendere in mano prima le cose? E questa è la spinta che ci deve essere, perché la spinta alla fine deve venire da quelli che hanno 30-40 anni di vita attiva davanti a loro, no? E io non sono d'accordo che il mondo non sia cambiato, cioè ci sono parti del mondo che sono cambiate incredibilmente dal 62 a oggi, e quindi è solo una questione della forza propulsiva, no? che ci applichiamo. Io sono ottimista perché vedo che la tecnologia obbliga tutti a cambiare e quindi alla fine obbligherà anche noi. La domanda è a che velocità? A una velocità che è la metà, il doppio. L'ambizione della nostra agenda digitale è di portare l'Italia nel 2026 tra i migliori in Europa, tra quelli più avanti, non necessariamente il paese migliore, ma tra i migliori. Vedremo se ci riusciremo, però bisogna avere quell'ambizione lì, no? Perché sennò appunto continueremo a ascoltare Bob Dylan e a domandarci se aveva ragione. Sì, oltre a Bob Dylan possiamo ascoltare anche la famosa frase di Steve Jobs, che anche questo è un must che viene ricordato spesso, cioè quando disse a Scully: ma vuoi continuare a vendere per tutta la vita acqua zuccherata o vuoi cambiare il mondo? Ecco, ai giovani io credo che si possa o si dovrebbe dire: non cercate un posto di lavoro, cambiate il mondo. Bah sì, oppure semplicemente prendete in mano la vostra vita e fate quello che veramente vi appassiona. Adesso cambiare il mondo a volte può sembrare, quando si è giovani, una cosa diciamo enorme, però fare quello che veramente vi appassiona. E tra l'altro appunto mi farebbe piacere anche sentire qualche ragazza o qualche ragazzo che è in questa call a così capire come vedono loro questa Italia del 2021, se la vedono un'Italia dove possono fare quello che li appassiona o no, e se no, perché no, e se sì, che cosa possiamo fare per far sì che avvenga prima. Questa è un po' la domanda, è una domanda di velocità, è una domanda di opportunità, e io credo che questi 5 anni che abbiamo davanti sono i 5 anni dove questa opportunità c'è. Dopodiché, come dice il vostro titolo, wake up, tutti assieme dobbiamo wake up. Ma la percepite o no questa possibilità? C'è qualcuno che sì. I miei studenti di solito, signor Ministro, sono particolarmente attivi, ma vanno, come si dice, educati. Vorrei che ce ne fosse qualcuno che ti raccontasse cosa ne pensano di quest'Italia. Beh, se posso parlare, buongiorno, sono Giovanni Bottazzi. Prego. Allora, diciamo, in qualche modo penso che questo periodo qua, nato dal Covid, sia stato un cambio di passo un po' per tutti noi, e ci siamo dovuti abituare a cambiare dei paradigmi che esistevano da 60 anni. E
Detto ciò, e collegandomi con quello che ho appena detto, soprattutto in ambito di education, dunque formazione, ma non prettamente universitario, comunque delle superiori, ma anche a livello elementare, scuole primarie. Adesso siamo in un periodo in cui nascono pochissimi bambini e la formazione di questi nei primi anni di vita è rimasta piatta come quella di forse i miei nonni. C'è un'idea di creare il sistema, creare un'organizzazione migliore? Cioè, nel senso, ci sono vari ministeri che ci lavorano, c'è integrazione in tutto questo, nel senso, aumentare le nascite, aumentare la formazione? Te la butto alla rovescia, te la butto alla rovescia e ti ributto la domanda a te. Tu cosa faresti? Perché vedi, è molto facile dire bisogna integrare, bisogna cambiare, bisogna fare, eccetera. Però la mia domanda è stata molto esplicita. Ma voi che cosa volete? Di che cosa avete bisogno? Cioè voi avete, non so, siete tutti tra i, non so, 19 e 22 anni, immagino, qualcosa del genere, no? Che cosa volete? Di che cosa avete bisogno? Come vedete quest'Italia? Perché non credo che il problema sia per voi cosa faremo, non so, sull'educazione elementare, sugli asili, no? No, Quello certo. lo sarà dopo, quando vorrete avere i figli, quando vorrete. Adesso, che cosa, come la vedete? E deve rispondere adesso, eh? Scambiamoci, seduto qua con le due bandiere dietro, cosa faresti? Nel senso, Ma è questa la domanda, adesso non l'ho fatto per metterti in difficoltà, ma è questa la domanda, cioè io quando ero, non alla vostra età, ma un po' più grande, incontrai qualcuno che mi disse, non fare domande, dimmi tu cosa faresti. Perché il 25enne, 27enne, 30enne che dice cosa farebbe è potentissimo, molto più potente di quello che voi credete. Però allora bisogna pensare io cosa farei, cosa vorrei. E poi, e per quello è un input importante che i professori, noi, dobbiamo avere. E per quello che io dico, fare sempre l'ipotesi su che cos'è la cosa, cosa vi serve per fare più startup, cosa vi serve per creare dei lavori, cosa vi serve per far più figli. Cosa vi serve per, che ne so, fare il quantum allora, cioè, computing che diceva il professore? tornando a quello che abbiamo detto anche durante quest'ora di chiacchiere, potrei dire che cioè, il merito è fondamentale, nel senso, merito nel senso di dare possibilità a chi ha l'idea di andare avanti. Ovviamente c'è. Cioè, ci devono essere sgravi fiscali, ci devono essere possibilità di crescere, ci deve essere formazione, ci deve essere. Ecco, il merito anche quello che dicevo prima delle scuole più primarie è. Che molti insegnanti, per quanto mi riguarda, continuano a vivere nella loro bolla dove il computer serve o non serve. E abbiamo passato, parlo perché ho seguito anche dei ragazzi che non hanno fatto lezione per un anno. Questo qua è un problema serio a livello No. formativo perché una generazione perde un anno di scuola e per quello parlavo di integrazione di tutti i sistemi, perché è inutile avere il 5G e dopo degli insegnanti che non fanno lezione come deve essere fatta. Ok. Altri input, altri commenti? C'è qualche altro ultimo, forza. Beh, se Accetta. posso riesprimermi, avevo Certo. già parlato, però sì, volevo dare, diciamo, il mio contributo, il mio punto di vista, nel senso che ho fatto, diciamo, come scuola superiore un istituto tecnico economico, adesso sto studiando economia e commercio, però
Nel pratico ho sempre visto poco, nel senso che se volessi aprire una nuova azienda, una mia attività personale, farei fatica, non saprei, diciamo, da dove iniziare, non saprei neanche come cercare i clienti, come interfacciarmi nel mondo delle imprese, non saprei come che strumenti digitali utilizzare, visto i progetti software che ci sono in giro, che coprono un po' tutte le aree, non saprei che software usare, che strumenti, insomma, ci sono a disposizione per iniziare attività, per cercare contatti che possono contribuire a una nascita di un'idea o di un progetto, insomma. Ecco, questa era la mia considerazione, nonostante abbia studiato nel mondo delle aziende. Sì, più preparazione pratica nel esposizione a quello che c'è disponibile nell'area del digitale e delle tecnologie. Sicuramente sì, nel senso e magari qualche bella internship o qualche bello stage in azienda per vedere com'è il mondo vero. O come diceva il collega, che giustamente si fanno progetti per nuove infrastrutture, nuove reti, nuove connettività, però poi nel concreto sfruttarle non è così semplice. Cioè, se non si hanno le conoscenze, sì, sono cose che non verrebbero sfruttate come si dovrebbe, insomma. Questo è chiaro. Io grazie. Vorrei chiedere una cosa. Sono Rossella Coffere, al volo. Io per esempio ho fatto l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, dopo le superiori. L'innovazione della formazione per quanto riguarda 2 anni di scuola per poter dopo entrare direttamente nel mondo del lavoro. Purtroppo però io adesso mi ritrovo volentieri a fare enologia all'università perché le aziende non conoscono l'ITS, faccio un esempio, che è sovvenzionato dall'Unione Europea, da tutti quanti, che è importantissimo a livello tecnologico, però dopo non viene riconosciuto. E quindi devo fare il percorso universitario per prendermi la laurea in enologia perché le aziende non conoscono il resto. È lì il gap, secondo me, perché ci sono tante, esempio anche in posta, andare in posta e trovare strumenti antichi per fare semplicemente un fax o qualsiasi altra cosa, c'è forse troppa tecnologia nei giovani, quelli di 20 anni, 25, e poi zero tecnologia dopo. E lì la disinformazione tra le due parti, che manca l'effetto boom che darebbe all'Italia la possibilità di andare avanti, secondo me. Allora, quello dell'ITS è un problema noto, mi spiace, dobbiamo, ed è uno dei programmi del governo, quello del riconoscimento degli ITS, il riconoscimento dei crediti, anzi del potenziamento del... Io sono un grande fan di quel mondo, dobbiamo renderlo più strutturato e più parte del percorso formativo, quindi assolutamente vero. La seconda considerazione si ricollega a quello che aveva detto prima il tuo collega. È chiaramente un problema di formazione dei più anziani, dei meno digitali, che è anche legato al fatto, per esempio, che nella pubblica amministrazione non si è assunto per tanti anni. Adesso con questa ondata di nuove immissioni speriamo che ci sia più contaminazione. Ma sicuramente entrambi i temi molto validi. Grazie, credo che una mano in cuore... C'è uno che ha un'urgenza? Scusi, io volevo chiedere se c'è anche... Se chieda, ultimissimo, perché siamo fuori. Se c'era tempo per una domanda, è possibile? Sì, veloce. Volevo chiedere al ministro, ma il codice degli appalti, come influisce nei progetti che voi state portando avanti? È più un ostacolo o un beneficio ai progetti che il suo ministero sta cercando di portare avanti in Italia, come la rete 5G, ad esempio? Beh, diciamo che il codice degli appalti è un livello addizionale di tutela inserito dall'Italia sulle direttive europee che in molte
circostanze, non tutte, ma in molte circostanze porta a rallentamenti e complessità. E quindi per il PNRR abbiamo definito tutta una serie di percorsi speciali. La domanda è: quali elementi del codice degli appalti, a parte il PNRR, possono essere semplificati e magari anche eliminati per rendere più semplice il tutto, e quali invece, date alcune specificità dell'Italia, vanno preservati. Di nuovo la tecnologia può aiutare, perché tutta una serie di verifiche, di compliances, eccetera, possono essere strutturate in maniera molto più semplice se i database si parlano, e se quindi tanta della lentezza o della pesantezza del processo di fatto viene gestita dalle macchine. Per cui la risposta alla tua domanda è: sicuramente ci sono alcuni aspetti di complessità eccessiva, altri invece possono essere semplicemente preservati, ma preservati digitalizzandoli e rendendoli meno pesanti. Grazie. Professor Noto. Grazie moltissimo, Ministro. Dopo riprenderemo a parlarci con la solita nostra amichevolezza e amicizia. Ecco, io ringrazio tantissimo il Ministro Colao e, diciamo, forse consapevole del conflitto di interessi, voglio far notare che insomma i nostri studenti, quali sono abituati al nostro modo di parlare franco, che avremo bisogno di più ministri e di più diciamo responsabili della politica che siano ispirati allo spirito alpino che io scorgo e percepisco nel Ministro Colao, anche se so che ha un'anima doppia. Quindi ringrazio e spero e auspico che lo spirito alpino sia sempre più presente nella politica e nella società italiana. Quindi ringrazio tantissimo il Ministro Colao ovviamente a malincuore, ma anche con una certa soddisfazione, devo dire che con questo, col vertice con il che abbiamo raggiunto oggi con il Ministro, si chiude il ciclo di Wake Up Italia. Wake Up Italia, non lo dirò per parlare bene di noi stessi, ma Wake Up Italia è stato un'occasione positiva, uno sforzo che l'Ateneo di Verona ha fatto per cercare di sfruttare in maniera positiva le circostanze negative, approfittando anche delle nuove tecnologie, perché anche in un momento negativo come era quello della chiusura abbiamo capito che queste nuove tecnologie ci consentono di fare delle cose, di offrire qualche cosa agli studenti che prima non potevamo offrire altrimenti con i mezzi tradizionali. Quindi speriamo di poter proseguire su questa strada e quindi di implementare anche in assenza di gravi malattie certe funzioni, certe possibilità e certe utilizzazioni più complete appunto della tecnologia che oggi ci viene offerta. E quindi devo ringraziare, a conclusione di questo, soprattutto i partecipanti, che sono stati molto numerosi. Prima di tutto devo ringraziare gli studenti che hanno diciamo consacrato il successo di questa cosa. Siamo arrivati a quasi 400 contatti in video per certe volte. E devo ringraziare soprattutto gli ospiti, i prestigiosi ospiti che abbiamo avuto, il fatto che oggi abbiamo avuto il Ministro Colao da ultimo dà l'idea del livello degli ospiti, e non devo andare a ricordare quelli che abbiamo avuto precedentemente. Ovviamente devo ringraziare le strutture dell'università, la governance, il rettore, la professoressa Zerman e il mio dipartimento di scienze economiche, il direttore e tutti i miei colleghi che si sono prestati a sostenere questa iniziativa. Il personale tecnico-amministrativo a tutti i livelli che ci ha aiutato, ci ha sostenuto e ha provato a fare, anche se siamo burocrazia statale, ha provato a fare delle cose nuove, dell'innovazione, quindi diciamo, si è sintonizzato su quella che è evidentemente l'obbligo, la necessità che abbiamo tutti, anche e soprattutto il settore pubblico, di adeguarsi all'innovazione. E diciamo, da ultimo devo ringraziare il dottor Edoardo Bus, che ha svolto una funzione fondamentale di comunicazione,
per appunto consentire a queste attività di essere conosciute anche attraverso altri canali. Grazie a tutti quanti e siamo certi che ci rivedremo con cose ancora più belle. Grazie a tutti.